Ciao Elena, bentornata. Stavo dicendo, ci siamo viste 2 anni fa, ma tu mi hai corretto, ci siamo viste per un'altra intervista 5 anni fa in occasione di Let's Dance al Teatro Smeraldo di Milano. Sono già passati 5 anni. Quante cose hai fatto nel frattempo? Sono partita per l'America 5 anni fa, avevo 19 anni e adesso ne ho 24 e sono qui in tour in Italia con la Parsons Dance Company. È stato un percorso artistico molto naturale e ho deciso di rimanere dopo la borsa di studio di 2 anni che mi era stata assegnata all'interno del programma e ho scelto di rimanere appunto in America e questa borsa di studio che si è trasformata in un contratto lavorativo e adesso sono passati 5 anni. Io ancora non ci credo, secondo me stai un po' esagerando. Ma senti, 5 anni doveva essere appunto un'esperienza di 2 e tra l'altro nata all'improvviso da un talent, quindi da un'esperienza televisiva. Se tu riguardi indietro questi 5 anni, te l'aspettavi che sarebbe stato un percorso di questo tipo o avresti voluto tornare a lavorare in Italia subito? Inizialmente ci speravo, no? di tornare in Italia, anche perché i primi mesi sono stati durissimi, sono stati da un punto di vista anche della lingua, perché sono arrivata lì, non parlavo inglese, e trovare una casa, quindi anche i limiti imposti non soltanto dal lavoro ma dalla vita quotidiana. Poi pian piano, dopo 2 settimane, David mi ha fatto la proposta di rimanere come membro ufficiale della compagnia e ho scelto appunto di rimanere. Poi da lì sono iniziati i tour mondiali, 37 settimane l'anno viaggiamo e balliamo per il pubblico di tutto il mondo. E sono cambiata tantissimo come danzatrice, sono cresciuta tantissimo anche come insegnante ed è uno stimolo continuo a lavorare con lei. Quindi sarà anche una riscoperta del tuo modo di danzare, che dici tu in 5 anni è anche cambiato. Quindi noi ti ricordiamo, quando ti abbiamo visto in scena qui in Italia, 5 anni fa, poi ricordiamo i video, quelli che ancora su YouTube viaggiano tantissimo, quelli legati ad amici, ma anche il tuo modo di danzare e di approcciarti alla danza è cambiato? Quello è l'unica cosa che poi rimane un po' invariata, nel senso che la nostra personalità è quella, quindi comunque la passionalità italiana, un certo carisma, la generosità, no? Verso il pubblico. Però ecco, a livello fisico, tecnico e di prontezza di esecuzione, quindi di performance, quello è proprio... È cambiato? Sì. E hai detto che hai ballato per il pubblico di tutto il mondo, escludiamo l'Italia, sarebbe troppo facile. Qual è il pubblico che ti ha colpito di più? È il pubblico asiatico. Abbiamo fatto 2 tour in Corea e 1 di 2 settimane in Cina. È un pubblico particolare, è un po' un'altra dimensione, no? On the other side of the world. È un pubblico silenzioso per tutta la performance e poi alla fine esplode. Il pubblico italiano ti accompagna un po' durante tutta la performance ed è bellissimo. Però ecco, loro hanno proprio questa cultura di essere silenziosi durante la performance e poi esplodere alla fine. Anche perché abbiamo portato in Cina uno spettacolo con musiche italiane, che trae una storia di questa Marie, quindi sono musiche dell'opera italiane, che arrangiate in chiave rock, ed ero protagonista di questa rock opera, che è stata un'emozione grandissima. Quindi Cina e Corea. Bellissimo. Grazie. E se chiudi gli occhi, il ricordo più bello che hai di questi 5 anni? Sicuramente quando... In gennaio ho aperto il New York Times, ho letto una recensione che mi riguardava. Sì. Gran soddisfazione, hai ragione. Sì. Senti, se dovessi dare un consiglio a una ballerina adesso che ti dice, guarda, io sono indecisa se partire e andare a provare a fare carriera a New York oppure andare a fare i provini per la prossima edizione di Amici. Tu adesso, sapendo che hai provato un po' tutte e due le esperienze, a una ragazza che non ha fatto nessuna delle due cosa consiglieresti? Io consiglierei ad una ragazza, ad esempio, giovane, perché poi l'età conta tanto, a volte il senso del tempo conta molto di più del talento, quindi ad una ragazza 18enne, 19enne, suggerirei a fare i provini di Amici, perché è un programma che offre tante opportunità e poi sta a noi non perdere l'obiettivo, quindi la danza in questo caso, e sfruttare al meglio le opportunità che il programma ti dà. Altrimenti, vabbè,
24-25 anni direi parti. Vai oltreoceano e in una città come New York dove ti offre tante di quelle opportunità, compagnie di danza, pubblicità, per un ballerino è la città migliore. Vabbè, tu eri molto giovane quando sei partita per New York, quindi hai fatto poca esperienza del teatro italiano, però hai notato delle differenze dello show business internazionale, soprattutto quello di New York, rispetto all'utilizzo dello show business qui in Italia? Come si muovono le compagnie o come viene... Che consiglio daresti alle compagnie italiane? Alle compagnie italiane? Io non ho avuto esperienza con nessuna compagnia italiana, quindi non so come si muovono le compagnie. Ma se tu potessi dargli un consiglio, tipo, guardate, io a New York ho notato questa cosa che potrebbe essere utile anche a noi in Italia. Forse più, ecco, c'è un'educazione al teatro maggiore in America, nel senso che la gente va al teatro. In 5 anni non ho mai visto empty seat, un posto vuoto nella platea, e da parte anche del pubblico c'è un supporto maggiore anche a livello proprio fisico, di applausi, di voce, no? E quindi è un audience un po' più loud e più supportive, che supporta di più gli artisti, e quindi è bello. Poi in Italia c'è una cultura, ci sono dei teatri meravigliosi, e ad esempio nel corso di questo tour averli visti tutti pieni è stata una soddisfazione immensa. Grazie Elena, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Ci rivediamo tra 5 anni? Ciao. No, magari un po' prima. Magari un po' prima. Ciao. Ciao. Ed un saluto mua agli amici di Danza Danza. Vi aspettiamo al Teatro degli Arcimboldi di Milano dal 26 al 29 marzo. Parsons Dance Company. Ciao!